iniziate le azioni di svenimento della mia persona, gli attacchi al mio aspetto fisico, continui controlli, ad esempio, del mio peso. Venivo, diciamo, mi venivano imposti regimi alimentari perché secondo lui non devo essere grassa, perché altrimenti mi si sarebbe bagnato di uscire con me perché in determinate condizioni facevo schifo. Se non si faceva quello che lui aveva nella testa, o comunque non si seguivano i suoi ordini, se non trovavo la tavola apparecchiata, il bicchiere, il vino versato, se non si provvedeva, insomma, a tenere la casa, ero veramente diventata la domestica di casa praticamente. E tutto questo sfociava nelle brigate, perché poi lui aveva degli scatti di ira molto forti, quindi alzava la voce, io cercavo di difendermi. Con la nascita del bambino, quindi non avevo solamente il carico ovviamente domestico sulle mie spalle, lavorativo, perché io comunque poi sono una donna che lavora. Ero incinta quasi al 9° mese di mio figlio, ho avuto per un litigio con lui un malore, sono caduta a terra e lui mi ha scavalcata. Mi ha detto: più fai così, io più faccio peggio. Ricordo che ero arrivata a dover dare il biberon con il numero adeguato di biscotti secondo quello che aveva stabilito il pediatra, di nascosto, perché altrimenti lui faceva storie anche per quello. Se lui la sera si doveva vedere il suo telefilm preferito, noi spesso, anche specialmente in estate, dovevamo scendere giù in cortile perché magari a giocare, perché sennò il bambino in casa faceva confusione. Cioè, noi eravamo una sorta di, come posso dire, di trofeo da esporre agli occhi degli altri. Quindi fuori noi dovevamo sembrare la coppia perfetta, la famiglia perfetta, e lui il padre perfetto. All'interno delle mura di casa era un inferno. Io venivo sempre controllata anche nelle spese, io dovevo conservare gli scontrini della spesa per dimostrare quanto avevo speso al mese per vedere se andava bene, cioè c'era un controllo ossessivo su tutti gli ambiti della vita. Gli avevo chiesto se mi poteva prestare la sua macchina, che non veniva mai usata. E veniva sempre usata la mia. Io non avevo in quel periodo l'aria condizionata, era estate, faceva molto molto caldo e siccome appunto ero incinta per andare a lavorare, perché ho lavorato comunque durante la gravidanza, nei primi mesi sicuramente, con assiduità, avevo chiesto appunto se potevo utilizzare la sua macchina. E lui, preso da uno scatto di ira, siccome io gli stavo parlando ed eravamo vicini, ha preso per allontanarmi, mi ha dato questa spinta e mi ha smesso di controllare l'armadio muro che c'era in casa. Quindi io mi sono spaventata, ho chiamato i miei genitori, mi sono fatta venire a prendere, me ne sono andata. Ero completamente trattata come qualcosa senza valore, che non era meritevole di alcun tipo di rispetto. Ricordo che vivevo talmente in uno stato di tensione e di terrore continuo che avevo imparato a riconoscere il rumore della moto quando tornavo a casa, e quindi avevo preso l'abitudine di controllare che la tavola fosse apparecchiata bene, cioè entri in un loop veramente tremendo per il quale cerchi sempre che sia tutto secondo quello che è la sua idea di perfezione, per non scatenare un qualcosa che lo possa, diciamo così, rendere poi aggressivo e violento nei tuoi confronti. Siamo andati avanti un altro paio di anni con questi alti e bassi. Arrivammo ad organizzare anche il matrimonio, perché lui si era mostrato per un periodo di nuovo come all'inizio. Ricordo ero in cucina a fare il caffè, scende dalle scale, perché io avevo un appartamento a 2 piani, scende dalle scale e mi fa: dice, sai cosa ho pensato stanotte? Cosa hai pensato? E dice che tutto sommato il fotografo per il matrimonio lo dobbiamo annullare. Dico, perché? Perché io non voglio ricordi di quel giorno. In quel momento preciso è come se qualcuno avesse dato uno schiaffo in faccia e io mi fossi svegliata. Quindi questa frase per me è stata come quella goccia che ha fatto traboccare il vaso. E io gli ho detto, dico, scusa, che cosa significa che non vuoi ricordi di quel giorno? Non ho capito, ma ti pare normale, c'è una frase da dire. E lui mi fa: sì, perché io ti vedo che tu stai ritornando nei tuoi problemi. Ma quali problemi? Dico, scusa. I problemi, sai, questi problemi alimentari. Allora, premetto che era lui che mi ossessionava con la forma fisica. Mi aveva fatto fare una dieta e avevo perso 8 kg.
perché dovevo tornare come prima della gravidanza, perché mi diceva altrimenti io non te lo esco perché fai schifo. Quindi ho detto, guarda, facciamo una cosa. Ho detto, siccome io non ne posso proprio più, tu esci da casa mia subito e ci separiamo. Lì, in quel momento, mi è stato detto, mi sei sicura? Dico sì, sono sicura. Quindi entro un paio di giorni porta via tutto, perché ovviamente, ripeto, la casa era la mia, quindi voglio dire, cerca anche di muoverti a un certo punto. E lui mi disse, considera che da oggi cambierà tutto, anche per il bambino, e non ti azzardare a voler decidere tu le cose, perché io ti spacco, mi ha detto. Aveva inteso la separazione come un io faccio come mi pare, cioè vivo fuori casa, perché sono tornato a vivere dai suoi genitori, e vengo quando mi pare, entro in casa tua, cioè la mia, e faccio ciò che voglio, e quindi si era praticamente ricostituito la situazione preesistente, con la differenza che lui dormiva fuori casa. E le prime problematiche sono nate quando io ovviamente ho iniziato a mettere dei paletti. Io lo pregai di andarsene, perché comunque era ormai arrivata l'ora di cena, e lui ha cominciato a dare le scandescenze, dicendo che lui rimaneva quanto voleva. Andai contro me e mia madre, in quel momento era in casa con me, che stavo dando una mano, e lui non voleva uscire da casa mia. Da lì è nata una discussione, è stata presa a spinte anche mia madre, io l'ho dovuto sbattere fuori una moto di casa perché mi ha detto, ma via, io chiamo Carabinieri. Da lì ho sporto la mia prima denuncia, però è iniziato il nostro incubo peggiore, perché da questa querela è partita tutta la sua furia. Si è incattivito. Stavo io ad incontrarlo per fargli vedere il bambino, lì sono partite le minacce, continuava con gli insulti, quindi a un certo punto non sono andata più da sola agli incontri con lui. Cioè, io ero completamente terrorizzata. Cioè, io ho avuto minacce anche pesanti, insomma, ti rovino, ti ammazzo. Cioè, abbiamo iniziato, ho fatto il ricorso, quindi le ho fatto fare il ricorso al tribunale ordinario, dopo 5-6 mesi mi sembrava avevano fissato la prima udienza. Arrivo alla prima udienza e da lì è iniziato il mio shock nei confronti delle figure istituzionali, perché ricordo come se fosse adesso la faccia della giudice che io mi sono trovata davanti in quel momento, mi guardava con uno sguardo di traverso, quasi non ha fatto proferire parola alla mia avvocata. E mi disse che io stavo distruggendo mio figlio, che gli stavo togliendo la figura paterna, che questo avrebbe provocato in mio figlio dei gravissimi problemi, tra i quali quello di diventare omosessuale. Mi disse proprio così, mi ha detto, signora, suo figlio può diventare gay, lo sa se non ha una figura maschile di riferimento, una figura paterna. Dice, sa quanti li ho visti io crescere senza padre e diventare tossicodipendenti? E lei disse, tra l'altro, se la frequentazione padre-figlio non diventa assidua, io suo figlio lo metto in casa famiglia. Il giudice ha stabilito una consulenza tecnica d'ufficio che viene portata avanti da una neuropsichiatra infantile, la quale appunto aveva il compito di valutare, diciamo, la situazione in cui si trovava a vivere il bambino, le nostre competenze genitoriali e qual era la condizione più idonea di affidamento, nonché diciamo così, la valutazione dei diritti di visita. E, nel frattempo, però, venne emesso anche un decreto provvisorio, che quindi non solo nominava la consulenza tecnica d'ufficio, ma stabiliva delle visite padre-figlio. Libere, mio figlio più frequentava il padre e più aveva problemi. Ha iniziato ad avere incubi la notte e aveva iniziato ad avere problemi di emolisi, quindi si faceva la pipì a letto, cosa che non era
mai successa, neanche i primi tempi diciamo, di quando ho tolto il pannolino. Ha cominciato via via ad avere dei tic nel corpo, quindi delle manifestazioni psicosomatiche. Mi si arrossava tutto il lato della bocca, mi veniva spesso la stomatite. Venivo, diciamo, supplicata da mio figlio a un certo punto di non mandarlo più. Piangeva, se la prendeva con me. Si spogliava mentre scendevamo nell'ascensore per andare a questo famoso cancello e mi graffiava in faccia, si nascondeva sotto il tavolo. Si nascondeva nello sgabuzzino di casa, mi lanciava gli oggetti, quelli che trovava, se aveva i giochi, mi lanciava, disperato, piangeva. Il problema più grande, si è presentato nel momento in cui mio figlio, dopo circa un mese e mezzo che aveva queste frequentazioni, non eravamo arrivati a 2 mesi che erano iniziate queste frequentazioni, una sera mi racconta che il padre aveva toccato le parti intime. Penso che boh, forse se non sono morta quella sera, probabilmente non so che cosa mi potrà succedere per morire, perché credo di aver avuto un colpo. All'inizio ho detto a mio figlio, non ho capito bene, ho cercato di capire che cosa fosse successo, perché ho cominciato a dire, ma sei sicuro? Cioè, nel senso, per me è stata una cosa sconvolgente. Mio figlio era arrivato al punto di darsi dei pugni in testa, cioè quando doveva andare là, si teneva i capelli, cioè aveva delle reazioni di disperazione, per cui io il giorno dopo chiamo questa persona, che era appunto il mio consulente di parte, gli racconto quello che aveva detto mio figlio e lui, con molta serenità, mi fa: signora, ma lei si rende conto, se noi andiamo a dire una cosa del genere alla CTU, che cosa succede? Innanzitutto la CTU le toglie il bambino. Secondo, lei lo sa, noi dobbiamo scongiurare un'accusa nei suoi confronti di alienazione parentale. Io ero, mi ricordo, appunto al lavoro. Quindi avrei dovuto mantenere un attimo un tono basso, ho iniziato a gridare al telefono dicendo al mio consulente di parte se per caso fosse impazzito e che per favore se mi poteva spiegare di che cosa stesse parlando. Va bene, vediamoci nel mio studio anche con la sua avvocata. Vado nello studio anche con la mia avvocata, riracconto il fatto, e mi guarda e mi fa: ma signora, ma lei è sicura che magari, non so, il bambino non avesse un'infezione, magari il padre gli metteva una crema? Dico: no, guardi, non sono sicura. A, perché il bambino non ha nessuna infezione. B, perché non c'è da mettere nessuna crema, perché le creme con le infezioni eventualmente le prescrive il pediatra. Insomma, mi trovo in una situazione kafkiana, per cui vado in CTU e un giorno, mentre stavamo facendo le visite domiciliari, eravamo nella cucina dell'abitazione materna, perché ci eravamo spostati a casa del padre, mi chiudono nella cucina, la CTU, io, i miei consulenti di parte, e un consulente di parte del padre, mi chiudono nella cucina, mi si mettono tutti intorno e mi fanno: signora, sa, dice, qui la situazione è, bisogna cercare di aiutare il bambino. Dico, sto cercando di aiutare il bambino, dico, però mio figlio ha dei seri problemi con il padre, quindi io non so più che cosa fare, cioè, io sono molto preoccupata. Cioè, io mi guardo e mi fa: se lei ha questi sospetti, però deve fare una denuncia penale, lo sa? Dico, sì, lo so, sono stata già in polizia. Le ho detto, sono stata lì con le registrazioni. L'ispettrice è rimasta sconvolta. Il padre di mio figlio mi ha fatto circa una trentina di querele nell'arco di 3-4 mesi. E cosa ha pensato bene di fare il PM? Di accorpare i procedimenti e di liquidare la questione come una, diciamo, situazione di conflitto tra separati, e in cui il bambino era oggetto di una specie di guerra.
Il fatto delle molestie sessuali non viene neanche menzionato nella sentenza di archiviazione. Io ovviamente mi sono opposta a quell'archiviazione e il GIP ha di nuovo archiviato dicendo che sicuramente le problematiche del bambino nei confronti del padre si può, diciamo, presagire che dipendano da questi comportamenti del padre molto pressanti, che a un minimo disaccordo va a sporgere una querela sia nei confronti miei che nei confronti anche dei miei genitori, e che il quadro però è molto confuso e quindi non, anche andando a fare delle indagini non si verrebbe a capo, ecco, te la faccio breve, e quindi archivia di nuovo. Il bambino tornava con dei graffi sulla faccia, il bambino diceva di venire spogliato, che comunque sia il padre per calmarlo gli avrebbe dato un sciroppo, la fragola, che aveva ricevuto dei baci sulla bocca, ma non sono baci belli, mamma, non sono baci belli, e tutte queste belle cose qua. Né io né mio figlio siamo stati mai ascoltati da nessuno. Mio figlio, quando è uscita la sentenza definitiva del tribunale ordinario, era in ospedale. Perché siamo a un mese di ricovero, qui si ride, si scherza, si fa finta che questa, no, si minimizza molto da parte della controparte questa patologia del bambino. Mio figlio ha vissuto mesi d'inferno. Ha avuto questa patologia autoimmune che colpiva i vasi sanguigni esterni, quindi capillari, ed interni, quindi anche, non so, dello stomaco, dell'intestino, appunto, e che prende anche a livello reumatologico. Quindi non poteva camminare, gli venivano degli edemi alle giunture, insomma, degli arti sulla fronte. Gli sono venute, diciamo, questa patologia fa, come ti posso dire, come scoppiare i capillari, quindi poi a un certo punto gli si tramutava tutto il lividi, non riusciva a camminare. E mentre io ero in pronto soccorso, arriva la sentenza. Il padre mi guarda e mi fa: il bambino è stato affidato ai servizi sociali, te l'avevo detto. Stabilisce appunto degli incontri protetti che sono durati per circa 5 anni. Cosa succede però? Che il comportamento di quest'uomo nei miei confronti, ma anche nei confronti del bambino, inizia a peggiorare. Perché non accetta gli incontri protetti, perché non accetta che io abbia preso le distanze completamente da lui, quindi inizia una serie di atti veramente persecutori. Quindi l'assistente sociale, alla quale io appunto andavo riferendo queste cose, mandavo le mail, dicevo: guarda, io non riesco più a vivere, perché comunque sia, io sono braccata, cioè dove mi giro me lo trovo. Un giorno lei mi convoca in un colloquio e mi dice: signora, guardi, noi abbiamo avuto già molte mail, diciamo, minatorie da parte del suo ex. In tutto ciò, ha detto, noi riteniamo che lei abbia bisogno di un supporto per affrontare questa situazione, perché l'atteggiamento del padre di suo figlio è persecutorio nei suoi confronti, nei confronti del bambino. Mi disse che avrebbero segnalato al tribunale, e mi segnala al centro, allo sportello antiviolenza dell'ospedale, diciamo, della zona dove vivo. L'assistente sociale però non relazionò mai al tribunale di questa situazione. Nel frangente che si svolgevano questi incontri protetti, il padre del bambino ha pensato bene di fare un ricorso contro di me al tribunale per i minorenni, per decadenza dalla responsabilità genitoriale della sottoscritta, un'accusa di alienazione parentale, chiedendo di collocare il bambino in una casa famiglia e quindi di allontanarlo da me. Cosa hanno pensato bene di fare su richiesta del padre? Un'altra CTU. Mi dice che il bambino deve essere immediatamente allontanato dall'ambiente familiare materno, maltrattante e abusante, perché gravemente alienante. Quindi nei casi gravi di alienazione parentale, quello che si deve fare, e quello che poi la CTU suggeriva al giudice, è appunto un allontanamento in totale distacco tra madre e figlio. Quindi collocamento in casa famiglia per mio figlio per un minimo di 3 mesi, mi sembra fino a un massimo di 6, con zero contatti con me.
neppure telefonici. La ripresa dei contatti con la madre saranno eventualmente ripresi dopo questi mesi di separazione su decisione e valutazione del padre, che avrà l'affido super esclusivo, che dovrà decidere e valutare lui il percorso psicologico da far fare al figlio e che appunto deciderà sempre lui quando e se la madre potrà intanto iniziare a risentire il bambino al telefono, ma solo dopo un mese. Nel momento in cui io vengo appunto a conoscenza del fatto che la CTU chiede al giudice di portarmi mio figlio, io ho iniziato una battaglia di quelle senza precedenti. La CTU è stata rinviata a giudizio per un falso ideologico, un atto pubblico. Non hanno avuto il benché minimo, la benché minima reazione. Nel momento in cui io vengo segnalata al centro antiviolenza, io sporgo una denuncia di stalking, la giudice del tribunale per i minorenni mi dice: però signora, questa conflittualità non va bene. Ora ritiriamo la denuncia. Dovete ritirare le denunce perché altrimenti il bambino, insomma, va a finire male. Quindi io mi viene caldamente suggerito di ritirare queste denunce, cosa faccio? Pur di cercare di salvare mio figlio, che mi avevano detto che se non avessi abbassato la conflittualità sarei definito, perché ovviamente per loro la violenza è sempre conflitto, quindi sei sempre tu anche parte di questo qui al 50% con l'altra parte, cosa faccio? Ritiro la querela tra mille pianti, perché io non volevo, l'avvocato mi ha detto però signora, poi se non la ritira lo sa la giudice, potrebbe prendere dei provvedimenti sul bambino. Cerchi di pensare solo al bene del bambino, pensiamo al bene del bambino, poi alla fine lo stavano portando via lo stesso, io ho ritirato la denuncia di stalking e dopo, in violenza nella violenza, ti impongono di ritirare la denuncia e poi dopo tu diventi quella che ha ritirato la denuncia, allora non era così fondata, dico ma scusate, ma cioè, ma cos'è un circo impazzito qua? Il servizio sociale non aveva la possibilità di organizzare perché gli mancava proprio il personale. Cosa è successo però? Che i mancati incontri sono stati addebitati a me. Quindi lei chiede, con una relazione al Tribunale per i minorenni, l'allontanamento e il collocamento in casa famiglia del figlio. Dopo un mesetto circa, viene emesso questo decreto di allontanamento del bambino, che sarebbe stato preso e consegnato al padre, quindi senza in quel momento il passaggio in casa famiglia, consegnato al padre che doveva avere un'assistenza H24 per la gestione del bambino da parte dei servizi sociali, quindi doveva avere un educatore domiciliare H24. Mio figlio, ovviamente informato di questa situazione, disperato e terrorizzato, non vuole più andare a scuola perché temeva, temevamo tutti, e sappiamo che è così, lo potessero prendere da scuola. Ci sono un paio di tentativi di prelevamento a casa, quindi vengono, non ci hanno trovato in casa per fortuna. Io ovviamente ho fatto immediatamente ricorso in appello verso questo decreto di allontanamento, chiedendone l'immediata sospensione. Addirittura non solo è stato richiesto il collocamento per mio figlio in una casa famiglia, sia dal padre che dalla tutrice, ma sono state nuovamente messe in discussione le documentazioni mediche di mio figlio. Cioè, la tutrice è stata in grado di dire che il bambino non sta scritto, la corte d'appello non ha valutato bene, perché il bambino lo si può anche portare via, tanto poi prende la pasticca. Quando è uscita la sentenza d'appello, io ho potuto fare un accesso agli atti. E che cosa era successo? Che la giudice che aveva emesso quel decreto di allontanamento, quando il decreto di allontanamento era già vigente, perché quello era immediatamente esecutivo, veniva già da po pochi giorni dopo l'emissione informata dai servizi sociali che loro non lo potevano applicare quel decreto, perché non avevano l'H24 dell'assistenza domiciliare, perché avevano avuto un consulto da loro richiesto
con un medico della ASL, quindi uno psicologo e un medico legale, il quale dichiara, perché è in una violazione dei servizi sociali, mandata immediatamente all'attenzione del giudice, che c'era un grave rischio di salute per il bambino, proprio rischio vita. Il medico legale dice: io ho visto le cartelle cliniche, questo rischio è grosso. La giudice, informata di questo, non ha mai pensato di revocare quel decreto. Cosa abbiamo scoperto sempre da questo accesso agli atti? Che la tutrice aveva richiesto anche un accesso di notte, lo sfondamento della porta. Cioè, io non riesco a immaginare nulla di più malvagio di questo, cioè di piombare in casa delle persone, prendere un bambino nel mezzo della notte mentre sta dormendo, portarlo via con la forza in pigiama. Cioè, lei aveva chiesto l'abbattimento della porta della mia abitazione. Ormai siamo a livello che se anche si tratta di padri drogati, alcolizzati, violenti, che picchiano, che sono anche rinviati a giudizio, non importa. Bisogna per forza avere un contatto. E questo che cosa comporta? Un contatto anche con l'ex partner. Quindi è chiaro che qua ci stanno rimettendo nelle mani, cioè, di chi ha usato su donne e bambini violenza. Cioè, se per una donna la separazione era una forma di affrancamento da quella violenza, oggi no, perché si passa dalla violenza dell'ex partner più quella delle istituzioni. Un odio nei confronti delle donne, un pregiudizio che non è neanche di stampo medievale, è qualcosa di ancora prima, cioè. Siamo proprio alla barbarie più totale. Vivere anni in questa condizione, se tu non hai un equilibrio, una forza tua, non ce la fai. Non ce la fai. E io ne so di tante che non ce la fanno.